Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi. Inoltre, in descrizione nel primo commento trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale, dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory nella modalità Dream Team di Football 2023. Nella scorsa puntata abbiamo raggiunto la divisione 2. In questo episodio chiaramente proveremo l'avvicinamento alla prima divisione del campionato di football e testeremo come sempre anche un nuovo giocatore. Quest'oggi, dopo una marea di attaccanti, tocca un difensore. E un difensore che diventa molto molto forte se uppato a dovere. Non è molto economico perché comunque costa più di 100.000 GP, però è esotico, diciamo, è poco utilizzato e secondo me è davvero tanta roba. Prima di andare avanti, invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Come sempre, fatemi sapere nei commenti quale altro giocatore vorreste vedere come test in questa serie. Difensori, mediani, centrocampisti, basta con gli attaccanti, perché altrimenti non diamo spazio agli altri ruoli. Poi, se volete supportare ulteriormente il canale, ci sono gli abbonamenti. Tramite un'offerta ricorrente al canale potrete ricevere tantissimi vantaggi. Per scoprire quali sono questi vantaggi basta cliccare il tastino abbonati a fianco al tastino iscriviti che trovi qui sotto. Mentre se volete fare una singola donazione al canale esistono i super grazie. Per effettuare questa donazione basta cliccare il tastino grazie che trovate sempre qui sotto, scegliere l'importo della donazione e poi la donazione verrà visualizzata come commento. Eccolo qui il giocatore che voglio provare quest'oggi. Siul si dovrebbe pronunciare. Vediamo come si dice, raga. Vediamo. Vediamo come si dice, raga. Ma non mi puoi dire solo la pronuncia, vaffan. Vediamo. Zul si dice. Ma veramente, raga? No, vabbè. Zul, ragazzi, a quanto pare è Zul. Non è né Siul né Sule, è Zul. Zul, sì. Niklas Zul. Tanto sbaglio tra 3-4 pronunce, sbaglio perché si è concentrato a giocare. Allora ragazzi, io vorrei portarlo al massimo, Siul, vediamo se ce la facciamo. Dovremmo farcela, 4, vediamo, con uno da 4.000, uno da 1.000. No, ce ne vuole un altro da 4.000 e lo portiamo al massimo, perfetto. Gli cambia anche la carta. E gli diamo 99, tanto ne bastano 2 per farla arrivare a 99. E poi gli aumentiamo di sicuro la velocità fino almeno 80. Poi la difesa abbondante, ancora un altro po' la velocità e di più la difesa. Sì raga, magari gliene mettiamo un paio nel passaggio. Okay. Anzi, meglio così. E questa la mettiamo sempre alla difesa. No, perché ce ne vogliono 3. Arti inferiori ce ne vogliono 3. Allora passaggio. Ok, così abbiamo anche un pochino di passaggio in più. Diventa 89. Ovviamente non è a livello dei difensori leggendari che c'ho, eccetera, però... È per provarlo, per fare una squadra base. Tipo lo vado a sistemare lì, al posto di Cannavaro, e giocheremo con lui per questo episodio, ovviamente. Per questo episodio. Ok ragazzi, menu della divisione 2. Ovviamente per essere promosso in divisione 1 ci servono 22 punti e per restare in divisione 2 17. Ovviamente non possiamo perdere più di 2 partite. Avversario trovato, vediamo chi sarà il primo sfidante di questo episodio. Divisione 1, classifica 2801. Tra l'altro è un italiano a quanto pare, perché ho visto Immortale, una cosa del genere. Quindi giochiamocela. Allora, no, troppo macello. Allora, chiaramente c'è Siul che è giù, quindi faremo così. Cioè no, Siul, c'è, era Lucas Hernandez che era giù, quindi facciamo così, come il nostro solito. Solo che preferisco giocare con Siul al centro e Cannavaro sulla fascia. E proviamo Siul. Zul. Formazione avversario, ecco qui la squadra del nostro avversario con il pack nuovo del Barcellona. Oliver Kahn in porta, facciamo attenzione perché non sarà facile. Ah, ci abbiamo anche Kanté giù e allora tocca mettere Kimmich lì.
Tocca mettere Kimmich. Ok ragazzi, siamo in campo. Prima partita dell'episodio. È tutto pronto, iniziamo subito. Vai Messi. Messi, prova a giro. Vabbè, sbagliato perché non dovevo tirare, non avevo manco lo spazio. Bello, ha tirato giustamente. Puyol, spazzare la palla sua, attenzione, possibilità. Spazza, vai. Manuale Allison. È bravissimo ragazzi, mi sta assediando, vi dico solo questo. Però proverò a fregarlo in contropiede. Mamma mia. Vai Allison. Anche bravo a utilizzare il bug del calcio d'angolo. Finisce il primo tempo, 0-0. Ragazzi, partita abbastanza equilibrata. Lui mi sta facendo soffrire. Poi fa, tra l'altro, un possesso palla estenuante. Tiene molto la palla. Tiene la palla e fa bene, perché ognuno utilizza la tattica che vuole. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, bravissimo, bravissimo. Un dribbling secco. Dai Leo. Ah, in scivolata l'ha presa, In scivolata, un intervento meraviglioso ha fatto, in scivolata. Dai Messi. Messi. Madò, avevo messo la palla in mezzo, era gol. Poi l'ha deviata e si stava facendo autogol. Dai, di ritorno. Di ritorno. No. No ragazzi, vedete la differenza. Ecco perché è bravo. Lì chiunque, la maggior parte delle persone lì avrebbero preso gol. Lui con il quadrato è riuscito a fare quell'intervento fantastico e ha salvato la partita. E vincerà grazie a quell'intervento. A meno che non mi invento qualcosa in questi minuti, vincerà grazie a quell'intervento. Finisce così, vince di 1-0. Vittoria di misura, posso solo fare i complimenti al mio avversario, perché ha meritato comunque questa partita. Forse potevo anche pareggiarla, ma visto che ha avuto più occasioni, ha tenuto più il possesso, mi sento di dire che ha meritato la partita, quindi bravo. Avversario trovato, vediamo chi sarà il prossimo sfidante. Divisione 2 questa volta. Questa volta ragazzi possiamo far giocare Lucas Hernandez, possiamo far giocare Kanté, quindi abbiamo la squadra titolare, diciamo. Questo è il team dell'avversario, anche in questo caso c'è Lewandowski, c'è Pedri del Barcellona, andiamo in campo. Ok ragazzi, siamo in campo, seconda partita dell'episodio, questa volta affrontiamo un player di seconda divisione. Fallo, in automatico l'ha fatto raga, da solo il giocatore senza che io ce l'avevo selezionato, è andato a fare fallo, quanto odio questi automatismi di questo gioco. Adesso è quasi sicuramente gol. Mamma mia, Allison. L'ho spostato ma non del tutto e mi ha fatto sta parata qua. E Messi, respinta. E Ronaldinho. E meno male, va. Perché manca a porta vuota stava segnando. In terza battuta segna Mbappé addirittura. Oh, dai che l'hai recuperata. Calcia! Mamma, Allison in manuale. E poi il palo è andato a prendere, incredibile. Aspetta che non è finita fuori. Il grande intervento di Allison spostato in manuale. Poi ha preso il palo. Finisce il primo tempo ragazzi, 1-0 per noi. È partita bella fino adesso. Certo che lui meritava il pareggio. Assolutamente, ha preso pure quel palo lì. Un po' di sfortuna, Ma si può chiamare anche script, tanto. Un po' scriptata, succede contro, succede a favore, chiaramente contro fa incazzare, a favore meno. È l'emotività dell'essere umano, normale. Però è scandaloso anche quando succede contro, cioè avresti dovuto pareggiare. Meritavi chiaramente il pareggio. Bella per Messi di ritorno. Vai Messi. Messi! Eh sì, il 2-0 arriva così.
con il doppio crocchettone di Leo. Bello il pallone per Kylian 3-0, Kylian Mbappé. Facciamo anche dei cambi, fino adesso Siul molto bene. Allora, Messi lo togliamo e ci mettiamo Romario da quella parte, come sempre Modric. Poi Nkunku lo teniamo e per adesso va bene così, dai, ci fermiamo. Questo calcio di punizione sono 32 metri, però c'è Modric che non so perché ci vuole provare. E ci prova! E stava andando quasi in porta, ragazzi. Neymar è con tunnel, eh? Crocchetta con tunnel, calcio di punizione. Parte Neymar in porta. Non ho fatto in tempo a muovere il portiere, ragazzi. Non ho fatto in tempo. Occhio al kickoff. Gol. 4-1. Non sono stato attento al kickoff glitch. Ed è riuscito a mettere il pallone in porta. 4-1, ragazzi. Comunque, complimenti al mio avversario perché ha fatto una buona partita. All'inizio, quando mi doveva fare l'1-1, c'è stato un po' di script, poi chiaramente gli ho fatto 4 gol e la partita è stata in ogni caso equilibrata, lui avrebbe meritato più gol. La partita secondo me doveva finire almeno 4-3, forse 4-4, ragazzi, perché comunque lui ha avuto un sacco di script contro e non è riuscito a buttare dentro tanti palloni, quindi almeno doveva essere 4-3 secondo me. Avversario trovato, vediamo chi sarà l'ultimo sfidante di questo episodio. Questa volta episodio un po' più corto, ragazzi, perché non ho avuto il tempo di registrarlo più lungo. Però il prossimo sarà quello finale, diciamo, dove ci sarà tutto il resto della divisione 2 e cercherò chiaramente di arrivare, di approdare in divisione 1. Per adesso non stiamo andando male. Ok, Hernandez è ancora una volta giù, anche in questa partita. Quindi facciamo la cosa che abbiamo fatto prima. Perfetto. Per il resto possiamo giocare tranquillamente con i titolari. Prima di vedere la squadra dell'avversario devo andare a mettere l'offensivo su Puyol. Ecco qui. E poi vediamo la squadra dell'avversario. Interessante. C'è Casemiro dello United. Insomma, ha giocatori che non si vedono spesso. Militao, Cross. Cioè non è che sono proprio quelli che utilizzano sempre tutti. Però è una bella squadra e sicuramente può essere molto forte. Haaland messo lì sulla destra, non sono tanto convinto. Sapete, secondo me Haaland deve stare al centro. E secondo me, nello stesso modulo, in questo modo, Benzema e Haaland non sono compatibili. Siamo in campo, ragazzi. Giochiamo contro un player di divisione 4, a quanto pare. Infatti mi lascia un sacco di spazio, ragazzi, come vedete. Avevo detto che il modulo non andava bene comunque. È 1-0. Sembrava molto strano quel modulo che ho visto. Vai per Neymar. Neymar se la sistema, prova a tirare, respinto. Kylian, ha sbagliato. Bello. Digno. Mi devo avvicinare un po' di più. Dai, non lo voglio fare su 2-0. Calcio di punizione. Parte Modric, la traversa, ma avevo mosso anche Allison, che non entrava in porta, altrimenti Allison parava. Dai. Messi. Calcia ribattuta. Niente. Non si può fare il 2-0, a quanto pare. Fine primo tempo, comunque. Vediamo di raddoppiare nel secondo. Dai. No. Ma vuoi vedere che fino alla fine mi deve pareggiare? Perché non sta entrando il pallone in porta. E caspita, meno male, appena l'ho detto è entrato. Meno male. Neymar via il portiere e in porta per il 3-0. Andiamo. Vai Guti in solitaria. Guti.
Vabbè, perché? È che se vado in solitaria, cioè se non vuoi giocare, cioè io dico no, se non vuoi che attacco, quitta, quitta perché non vuoi che gioco. Eh sì, oppla, 4-0. Finisce così la partita, ragazzi, 4-0, ci portiamo a casa i buoni 3 punti e per questo episodio mi fermo qui, ragazzi, poi continuiamo la prossima volta, cioè domani. Beh ragazzi, io direi che per questa puntata può bastare così. Fatemi sapere nei commenti come sempre se vi siete divertiti. Non dimenticatevi di lasciare il mi piace perché a 100 like domani arriva la prossima puntata. Fatemi sapere come sempre nei commenti altri giocatori da provare, difensori e centrocampisti. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella ragazzi!